Cari telespettatori, il nostro programma Stop la Distruzione del Mondo. Siamo ancora con voi per discutere sulle cause psicosociopatologiche della distruzione del nostro pianeta. Che significa tutto questo? Quali sono le cause che iniziano nell'interiore dell'essere umano, si diffondono nella società, nell'ambito delle strutture sociali ed anche verso la natura? Come la follia dell'essere umano, la malattia, la patologia stanno causando la distruzione del nostro pianeta e della società in cui viviamo. Inoltre, dottor Keppi, l'essere umano è il più grande nemico di se sì stesso, si distrugge e dà la colpa ai genitori, alla società, alla famiglia, a tutti, della distruzione che fa di se stesso senza percepirlo. Credo che questa sia la più grande difficoltà che l'umanità ha attualmente dando la responsabilità di tutti i problemi al mondo esterno e ricercando anche la loro soluzione all'esterno, dimenticandosi che l'interiore di ognuno è la causa principale di tutto ciò che ci succede di buono o di cattivo. Se la nostra vita non va bene, se abbiamo una salute debole, siamo stressati, se la nostra economia non va bene, dove dobbiamo ricercare le cause di questi problemi? dentro ognuno di noi e senza dimenticare evidentemente che i problemi sociali esistono, ma come conseguenze della problematica psichica individuale. Allora, dottor Cheppi, la psicologia ha cominciato a trattare l'essere ma vedendo tutto all'esterno. E lei fa questa lotta, questo tentativo di far sì che l'essere umano si rivolga a se stesso e crei quindi la scienza che possa essere la soluzione di tutti i problemi delle altre scienze, includendovi il fatto che è dall'interiore dell'essere umano che esce tutto quello che esiste di buono e di cattivo nell'umanità. La questione della psicologia è venuta Dell'Aristotelismo, che vedeva all'esterno, che vedeva nella condotta, per così dire, sensoriale, l'inizio di tutta la conoscenza, di tutta la terapia e di tutti i tipi di cura, e non era al contrario che questa attitudine di Aristotele, questa attitudine di ricerca del bene all'esterno, è per l'appunto la causa dei problemi più grandi. Io voglio mostrare uno schema che spiega bene questa situazione. Eh, guardate, ho scritto quanto segue: meccanismi di difesa contro la coscienza, e al primo posto ho collocato la psicosomatizzazione. Ma di che si tratta? È l'individuo che provoca dei problemi fisici a se stesso per dimenticarsi dei problemi psicologici, e come per esempio eh, problemi come il mal di testa, dolori nel corpo, raffreddori costanti e qualunque tipo di malattia, come ulcera, qualunque tipo di malattia che porti per esempio alla persona a doversi ricoverare e addirittura a, ad essere sottoposta a chirurgie. E dunque si tratta di una tecnica che la persona usa per fuggire dalla Vita interna, dalla vita psicologica, e così si ammala fisicamente. Ed è una cosa interessante perché fu proprio Freud che cominciò a vedere questa cosa, pur essendo medico. E a quell'epoca i medici si basavano sull'idea organicista di Descartes, secondo cui l'essere umano è formato da due elementi, il corpo e l'anima e il corpo sarebbe la parte più importante e dunque l'umanità pensa che in generale esistano due elementi, quello materiale e quello spirituale e questi elementi sono slegati l'uno dall'altro e non che si tratta di un elemento solo, come anche Platone affermò, dicendo che gli elementi sono uno solo, si tratta di un'energia sola e dunque quando un individuo si prende una malattia fisica è perché eh, la parte psichica è malata e non è che egli sia malato solo nella parte fisica, e dunque, se l'individuo fa attenzione solo al trattamento organico, in verità sta fuggendo dalla vita psichica. Ora, ritornando ai meccanismi di difesa contro la coscienza, guardate un po', eh, la persona usa la rimozione, la repressione. Che cosa sono la rimozione e la repressione? Si tratta di una fuga dalla coscienza dei problemi, come per esempio quando una persona ricerca da un'altra il consenso, l'accettazione, l'approvazione che confermi che questa persona non è un individuo cattivo nel senso psicologico. E dunque la persona reprime tutti i pensieri, tutte le idee negative, eh, i sentimenti negativi che ha e reprime tutto come se la persona non avesse niente di tutto ciò dentro di sé e di conseguenza crea una maschera, vive nell'apparenza come la persona che dà molto valore ai vestiti, che dà molto valore alla posizione sociale, che dà molto valore al denaro, ai titoli, ai, titoli, ai diplomi, ai diplomi eh, alla maschera come si dice e la persona quindi che vede il valore solo fuori, solo all'esterno, è una persona che tende ad avere un grande numero di malattie, è una persona estremamente malata. E quindi, che succede? Una persona che si rivolge solo all'esterno è una persona che facilmente si ammala, eh, per esempio a causa di una infezione qualunque, a causa di un qualsiasi tipo di epidemia. Esatto, il sistema immunitario debole, indebolito. E adesso, al terzo posto, guardate qui un altro elemento nello schema. La proiezione dell'individuo che vuole vedere tutti i problemi nelle altre persone. Si tratta quindi della persona che aggredisce il prossimo e quello che succede nella maggior parte dell'umanità è proprio questo per esempio l'americano pensa che l'Iraq sta causando agli americani dei problemi oppure l'Afghanistan o il figlio pensa che siano i genitori ad danneggiarlo o una persona qualunque pensa che, che è l'impiego che gli crea problemi che è il denaro che è questo che è quello e non che il problema della persona si trovi dentro di lei e se la Coscientizzerà e accetterà il bene che si trova al di sotto, diciamo così, di questa parte invertita, al di sotto di questa invidia che la persona nutre. La persona si sentirà bene, otterrà la salute. Dottor Kiepp, lei sta parlando dei meccanismi di difesa che in realtà sono contro la coscienza, sono un attacco alla coscienza. E lei ha anche menzionato la persona che proietta tutto all'esterno e dà la colpa di tutto a fattori esterni. Allora noi abbiamo qui Cesar Soas che studia la nuova fisica basandosi sul suo lavoro e mi piacerebbe sapere se Cesar vuole spiegare un po' il perché l'essere umano più malato dà la colpa dei suoi problemi principalmente al lavoro. Noi abbiamo dei contingenti enormi di persone che la smettono di lavorare e entrano in permesso. In Europa succede molto ciò che è chiamato Social Security o Social Assistance, per cui si rivolgono all'assistenza sociale per chiedere un sussidio di disoccupazione. Allora una grande parte della popolazione usando la scusa dei problemi di stress, la smette di lavorare venendo per l'appunto nel lavoro, quindi nella realizzazione, la causa principale della sua problematica. Allora vorrei sapere se Cesar vede una relazione con ciò, perché la fisica aiuta molto a spiegare i processi psichici dell'essere umano. Qual è la sua spiegazione? Questo è molto interessante, per esempio, noi sappiamo che se un treno passa per una ferrovia, la ferrovia dura più tempo di quando un treno non vi passa. Allora l'esempio di una casa, se essa rimane chiusa se non è usata, i tubi si rovinano si rovinano molto più rapidamente che se essa venisse usata allora questo indica una verità fra l'altro fondamentale, psicologica la dell'essere umano, quando l'essere umano interrompe il movimento, interrompe l'azione è perché ha già un'attitudine cosciente di voler distruggere il suo interiore psicologico questi si sta già distruggendo allora questa azione esterna è semplicemente una manifestazione di quello che lui ha già sta facendo dentro di sé, quando l'essere umano desidera molto andare in pensione, quando tenta molto di smettere di lavorare, in verità ha già smesso dal punto di vista psicologico e allora questo significa che sta in cerca della malattia. Allora, quanto più una persona si riposa, tanto più si sente stanca. Esattamente. Quanto più si sforza di lavorare, tanta più energia e più riposata essa si sente. Fra l'altro c'è quello detto che dice, se uno vuole dare qualcosa da fare a qualcuno, le deve dare a colui che è più occupato, perché chi è senza occupazione non farà, è già contro il lavoro. Voi avete notato quanto segue, che per esempio quando una persona è in permesso, in ferie, o perfino il fine settimana. Quando arriva il lunedì la persona si sente praticamente più stanca di una persona che non, non si ferma. E quindi la parte dell'azione è la parte essenziale dell'essere umano. Essere quindi significa avere azione. Ma azione buona, non stiamo parlando di entrare nella mafia o nella criminalità organizzata per rapinare, sequestrare o per questo, per quello, cose di questo tipo. Esatto, che è stanco, perché ha molto lavoro. Fra l'altro, dottor Keppi, è molto interessante vedere come l'essere umano abbia già percepito che l'azione è fondamentale per la salute, tuttavia, e li va in palestra. Allora va là camminando, correndo, facendo un sacco di esercizi, sollevando pesi, eccetera. Ma lei dice che l'azione produttiva, l'azione necessaria, l'azione vera è molto più importante per la salute ed anche per la bellezza dell'essere umano. La vibrazione interna. Soprattutto la vibrazione interna. Se l'essere umano fa un lavoro che non gli piaccia o lo fa con rabbia, sarà peggio ancora, perché oltre a fare una cosa che non gli piace, comincia a nutrire una rabbia enorme in quel momento. E dunque, agendo in maniera cattiva, diventerà ancora più malato. Credo che in questo senso Cesare se abbia una cosa interessante da ricordare: perché c'era un veterinario che faceva malare tutti gli animali che trattava, fino addirittura ad ucciderli. Come nel caso delle persone che trattano delle piante che poi non vanno avanti. Cesar, lei stava parlando di tutto questo poco fa. Esatto. Nei nostri programmi abbiamo già parlato dell'invidia della funzione distruttiva dell'invidia e lei si stava ricordando di ciò. Che cosa ha da dire su questo? Direi quanto segue. Noi viviamo in un sistema di scambio di energie il tempo intero. Se mi trovo in accordo con la realtà, per esempio, sto veramente realizzando uno scambio di energia con la natura. Se assumo un'attitudine neurotica contro la mia stessa realtà, la mia natura, è ovvio che mi trovo in una situazione di mancanza di energia. Allora, l'unica forma affinché io possa continuare ad esistere è quella di estrarre questa energia dall'ambiente eh, delle altre persone. Per questo, una persona molto rabbiosa non deve neanche aprire la bocca. Tuttavia, ci sentiamo molto male vicino a una persona così, e questo perché questa sta straendone l'energia da noi. Sono dei vampiri. Ritorniamo fra pochi istanti per dare continuità a questo tema che interessa a tutti noi. Allora, nella parte precedente, Cesar Soos, uno scienziato del campo della fisica che studia la nuova fisica trilogica, stava menzionando questa attitudine di vampirismo che l'essere umano ha, non usando l'energia interiore attraverso l'atto buono, l'azione pura, energizzante della coscienza. Quindi Eli deve ricercare tutto ciò fuori, nel mangiare, nelle persone, nelle storie romantiche, nell'aspettativa che un altro, attraverso un rapporto, possa dare quella felicità che Eli desidera e quando poi rompe la relazione, la persona ha una voglia di uccidersi, come se l'altro fosse la fonte di tutto il bene, di tutta l'energia, dell'aria che Eli respira finché Eli sopravviva. Questo arriva al punto di causare una serie enorme di conflitti, perfino atti di violenza. Perché se l'altro non corrisponde alle mie aspettative, a causa della mia paranoia, della mia proiezione, andrò su tutte le furie e gli darò la colpa. O lo punirò per tutto quello di cui questi mi sta privando. Questa è l'idea che maturerò. E fra l'altro, dottor Keppi, lei dice che la paranoia si trova alla base di tutte le malattie: schizofrenia, epilessia, la paranoia stessa, la depressione. Allora questa idea di vedere all'esterno la causa dei problemi e molte volte della felicità, ossia se l'altro non mi rende felice, io l'attacco, quest'idea, insomma, è la causa di tutte le malattie mentali. E c'è un altro fattore, Claudia, che è molto importante. In vari programmi precedenti ho parlato del fatto che Freud notò che quando un individuo ha un pensiero che ritiene essere molto indecente, quando ha un sentimento che egli censura molto, quando questi ha un'attitudine cattiva, la persona ha la tendenza a nascondere tutto. E quando dunque dico incoscientizzare. Voglio dire reprimere, è ciò che Freud chiamava inconscio, ma io voglio dire qualcosa di differente, che è la persona che crea l'inconscio, che sarebbe tutto ciò di cui poi una persona non ha idea. E che cosa succede? La persona crea un settore nella sua struttura che è costituito quasi dal 70, 80, 90% di idee, sentimenti e azioni cattive. E quali sono le conseguenze? Questo elemento che la persona non vuole vedere, che la persona nasconde, che la persona vuole conservare là dentro e di cui non vuole prendere coscienza, diviene il suo nemico. E dunque la persona assume una, un atteggiamento di confronto. Eh, voglio mostrarvi uno schema che capirete. Guardate che cosa ho scritto: azione e reazione. Voglio dire che ogni azione ha una reazione e questa di fatto è una scoperta di Newton, il famoso fisico. Quello che succede nell'essere umano di fatto è che l'individuo ha la coscienza di che cosa sia un'azione buona o di un sentimento o di un'idea buona. E quindi quando l'individuo si oppone a causa di una reazione contro il bene. O a causa di un atteggiamento di rifiuto, di deturpazione o di omissione, la persona stessa è responsabile di un processo di incoscientizzazione. Quindi, incoscientizzazione significa l'azione di rendere inconscio ciò di cui la persona dovrebbe avere conoscenza. E la persona, dunque, è contro la vita cosciente. Dunque, si tratta di un'opposizione, ossia la sua parte interna diviene la sua nemica, perché la persona non vuole vedere come essa è nel suo interiore, e questo interiore fa finisce per dominarla. Dunque, in accordo con la coscienza, la persona vuole il bene, ma inconsciamente la persona crede che sia il male a fornire dei vantaggi. Tuttavia, all'individuo non piace di vedere che la pensa così e allora nasconde tutto ciò che diviene parte della sua vita. Quindi, coscientemente, nota che la persona deve realizzare, che è una persona che deve realizzare, ma a causa dell'invidia la persona diventa distruttiva. Quindi, coscientemente è amico, ma a causa dell'invidia diviene un nemico. Allora, dottor Kepi, Eli è inconsciente per sé stesso. In altre parole, Eli inconscientizza e non percepisce più niente, ma tutte le altre persone stanno percependo com'è, perché la persona si rivela al prossimo. È per questo che affinché tu sappia come sei, è sufficiente chiedere ad un'altra persona, che deve essere onesta, chiaro, chiedere a una persona che cosa pensa di te, e se la persona è onesta cioè ha un alto livello di etica, la persona sarà capace di dirtelo. Ora, ritornando allo schema, alla fine io voglio mostrare quanto segue. Alla persona piace dare consigli, orientare, e alla persona malata piace disorientare. Allora, vedete, vi è una lotta dell'inconscio, dell'incoscientizzazione contro la coscienza. Possiamo dunque dire che il grande nemico dell'essere umano si trovi dentro di lui e che questa attitudine di nascondere tutto e di non volere vedere come la persona è, di ignorare quello che è, è ciò che alla fine lo domina. Che Sophie desse un esempio molto interessante di come l'inconscio, o per meglio dire l'elemento incoscientizzato che la persona rifiuta di percepire, è quello che domina la persona. Sophie ha tradotto in svedese il libro La liberazione dalla volontà e lei racconterà quello che è successo. Questo è successo alcuni anni fa, la liberazione dalla volontà. Io chiesi di tradurre questo libro perché pensai che sarebbe stata la mia più grande realizzazione della vita, il sogno della mia vita, poter tradurre questo libro e lanciarlo in Svezia. Il primo giorno che ho cominciato a tradurlo, ho cominciato a soffrire di una terribile tendinite alla mano destra. Ed io lavoro al computer tutti i giorni e non avevo mai avuto nessun problema, ma quel giorno non sono più riuscita ad usare la mano. Allora ho trattato di questo nella mia terapia con lei, dottoressa, e lei mi ha domandato a che cosa associa la sua mano. Ed io ho risposto: alla realizzazione, e lei ha risposto, allora tenti di vedere a fondo nel suo inconscio che lei si sta opponendo alla realizzazione nella sua vita e dopo una seduta interiorizzando sono guarita e sono riuscita a tradurre il libro che poi è stato lanciato. Ma questo, Claudia, è molto comune che succeda, diciamo, riguarda la parte medica, riguarda gli studi sulle malattie. Quando una persona deve realizzare un lavoro importante, lei si ammala. Dottor Kepi, Beethoven sviluppò una somatizzazione dell'apparato uditivo. Diventò sordo o è molto frequente che un pianista soffra di problemi alle articolazioni delle mani, delle dita e non riesca più a suonare il piano e via dicendo. Conosco un altro cliente che suona il violoncello e ha sviluppato un tipo di psoriasi e le dita presentano delle ferite e non riesce quasi più a suonare. Allora noi notiamo ciò che lei dice che inconscientemente, a causa della nostra inversione, andiamo contro quello che più amiamo, che più amiamo e che più desideriamo nella nostra vita cosciente. Se una persona non vuole vedere quello che succede nel suo inconscio, cioè non vuole vedere la sua opposizione al bene, la sua opposizione alla salute, eh, sembra una cosa impossibile, ma è proprio quello che succede. Allora, che succede? Un individuo non riesce ad avere una vita normale. Ora, Cesar ha una cosa molto importante da dire su Einstein. E vorrei che Cesar, un fisico brasiliano, venisse qua per raccontare questo episodio su Einstein. Eh, credo che sia interessante legare quanto è stato detto con quel meccanismo di difesa contro la coscienza di cui lei ha parlato. L'intellettualizzazione. Molte persone pensano che avranno più conoscenza, eh, saranno sagge grazie al numero dei libri che leggono o dell'educazione perfetta impartita nelle migliori scuole. Ma in fondo noi vediamo che quando una persona va verso questo campo sta fuggendo da se stessa. Vorrei allora citare una frase famosa di Einstein che diceva che la sua conoscenza era limitata dalla sua stessa educazione, che non sapeva più niente a causa dell'educazione che gli altri volevano imporgli. E lui aveva anche un altro dubbio, un'altra frase famosa in cui diceva che... Ma, ma Cesar, vediamo la questione che è molto interessante di Einstein, eh, perché ciò che voleva dire è quanto segue. Guardate la sua capacità. Voleva dire che la società in generale, dalle scuole elementari all'università, offre dei corsi invertiti, come succede nel mondo accademico. La persona impara. Una dottrina errata fin dall'inizio e in generale poi alla fine tutti gli orientamenti che sono dati sono sbagliati e quindi un individuo geniale come Einstein se fosse stato molto accademico sarebbe rimasto in un tipo di situazione molto mediocre riguardo alle conoscenze. È vero, io faccio lezioni di lingua nella scuola millennium a San Paolo e noto che a volte quando l'individuo vuole intendere la lingua, non importa quale essa sia inglese, francese, eccetera, quando vuole intendere la lingua finisce per bloccare la manifestazione della lingua. La lingua è una cosa che dipende molto di più dalla comunicazione che da un processo intellettuale. O dalla grammatica. Esatto, della grammatica. Eh, ed anche Einstein diceva che eh, due cose erano infinite, l'universo e la stupidità umana, solo che aveva dei dubbi in relazione alla prima e non sapeva se l'universo era infinito. Ma delle stupidità ne era sicuro? Eh, la, la seconda aveva. E allora vedete la questione dell'inversione. Lui la percepiva perfettamente, ma, no, ma non percepiva il lato della psicopatologia. Lui sapeva che c'era qualcosa di molto sbagliato nella vita con la conoscenza dell'essere umano? Allora vorrei invitare i telespettatori per la prossima puntata per assistere il nostro programma Stop alla distruzione del mondo. Ciao a tutti!